Diciamo che le cause che mi hanno portato a scegliere di intraprendere questa strada è che ho sempre avuto amore per la narrazione. Quando ho incontrato il cinema, alla veneranda età di 8 anni, e ho capito che riassumeva un po' tutti i linguaggi, tutte le narrazioni, e quindi mi sono innamorato di quello. Il mio percorso, sì, ha avuto la sua partenza nel videonoleggio sotto casa, un po' come tutti probabilmente. Una scuola di cinema vera e propria a livello superiore non esisteva se non a Roma, e i miei erano titubanti a lasciare andare un ragazzino di 13 anni, 14, così a spada tratta a Roma. Speravano mi passasse questo vezzo adolescenziale, come chi vuol fare il cowboy, l'astronauta, gli passerà di fare il regista o il videomaker. Finite le superiori, gli dissi che mi volevo iscrivere all'università, però finalmente all'università di cinema. Mi sono iscritto al DAMS qui a Bologna, ho fatto vari master invece che una specialistica. Poi un professore incontrato durante uno di questi master mi disse: "Guarda, tu sei bravo, sei portato, prova ad andare direttamente sul campo". Stando sul set avevo modo di rubare il lavoro degli altri, capivo, guardavo, osservavo e poi ho iniziato a muovere un po' i miei primi passi. Quando mi venne l'idea di Like, concepì questa tematica perché, prima di tutto perché vidi che rispetto a quello che era il panorama mondiale, comunque in Italia mancava. Non avevamo un nostro Black Mirror, non avevamo una nostra visione distopica, non avevamo una nostra visione alternativa che fosse quantomeno, diciamo, contemporaneo, commerciale con tutto quello che era invece il resto del mondo. Arrivavamo in ritardo. E allora io ho deciso, non vedendola per primo, di cimentarmi. Sì. Volevo creare un personaggio, un assassino che fosse iconico, ma iconico nella sua contemporaneità. Oggi il sovrannaturale non farebbe più così paura, fa più paura quelle che è le paure reali, ovvero la rete, i nuovi media, il rapporto che abbiamo con loro. La giornata tipo di un regista freelance inizia comunque molto presto, per il fatto che ci vuole metodo per fare questo lavoro, perché poi bisogna portare avanti sia i progetti lavorativi che pagano le bollette, sia quelli comunque personali, per non lasciare andare quello che sono comunque le proprie passioni. È vero, sono datore di lavoro, tra virgolette, di me stesso, ma mi devo relazionare con quelli che sono i miei clienti, i miei committenti o chi mi assolda per un determinato lavoro. E lì vige molto la diplomazia, non bisogna barricarsi sulle proprie convinzioni, non bisogna barricarsi sulle proprie prefigurazioni o idee. Io sono molto per il dialogo perché ogni persona con cui mi relaziono mi porta un contributo in più che magari io fino a quel momento avevo escluso. Semplicemente, secondo me, la mezza via sta nel cercare di fare bene quello che ti piace, perché comunque stai vivendo di quel che ti piace fare, quindi è già un lusso. Cercare di mettere in ogni progetto qualcosa di proprio. A me piace soprattutto comunque Emilia-Romagna perché mantiene quel distacco un po' da tutto il resto. Essendo nato, essendo vissuto per la maggior parte del mio tempo in, insomma, città di periferia o comunque paesoni, più che città vere e proprie, vedendo che non c'erano le cose, quindi me le dovevo andare a cercare o dovevo crearmele. Questo comunque mi ha sempre tenuto stimolato a fare, a creare, andare a cercare. Per ossimoro di cose, vediamo più artisti che emergono dalle periferie o da realtà piccole piuttosto che da grandi città, perché probabilmente da grande città hai già uno sguardo completo, c'è già tutto, sei meno alla ricerca di quella necessità da colmare. E allora, i consigli che posso dare a chi vuole provare agli sciagurati che vorranno intraprendere questa strada è di non abbattersi, nel senso che le cose, se si vogliono, si possono raggiungere, tutto sta nel che valore si dà a queste cose, quanti si è disposto a sacrificare, soprattutto di non abbattersi per il fatto che delle opportunità ce ne sono e bisogna un po' saperle cogliere anche con poco, nel senso che io credo che in mancanza di mezzi quello che fa veramente è l'idea.
cercare di fare squadra, quindi cercare di mettersi in certi ambienti con la tua stessa passione, che coltivano i tuoi stessi interessi, in modo da poter fare gruppo e avere una propria squadra, anche semplicemente per parlare di cinema o parlare di propri interessi. Dare e ricevere segnali dal mondo. Se non leggi, non ascolti, non stai immerso in quella che è la contemporaneità, comunque il mondo, difficilmente riesci poi a sviluppare linguaggi che siano consoni e che vengano ascoltati. È una cosa che spesso non fanno i giovani videomaker, cercare di tenere più professionalità possibile, cercare veramente di inquadrarlo come un lavoro, come, anche se magari al momento non lo è, perché se tu per primo non dai professionalità a quel che fai, difficilmente gli altri poi ti prenderanno sul serio. Quindi all'inizio è un po' giocare a fare in modo che sia un lavoro, per cercare di renderlo un lavoro vero e proprio. Poi nel percorso scopri comunque di aver fatto tante cose belle, degne di nota, con belle persone, che ti sei divertito e di aver passato la vita a fare comunque quello che amavi e che ti piaceva, che non è da poco. Quindi per me il segreto è quello.